Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Officina del Pilota. Oggi il nostro manual ci porta su un'icona, un'auto unica di cui tutti abbiamo sentito parlare e sicuramente che tutti noi conosciamo. A mio modesto parere è l'entry level della trazione posteriore, una Spider, anzi la Spider per eccellenza. Ma banda alle ciance, saliamo a bordo. Spero che abbiate visto il video di Miataland. Lui c'era, il video bellissimo che ha fatto un sacco di successo del nostro amico Matteo. E Lorenzo c'era nel video e anche il possessore di due Miata. Perché hai acquistato queste macchine? Perché in realtà ne hai due. La cosa principale è proprio il concetto di compromesso, no? Che di solito sembra quasi una parola brutta, però per questa macchina qui è il compromesso esatto tra le prestazioni che non sono esagerate, ma il piacere di guida, l'usabilità intesa anche come costi di gestione, no? Perché comunque okay. Alla fine è una macchina a cui tanti si avvicinano anche perché si gestisce facilmente, si gestisce relativamente con poco, e la possibilità, non essendo appunto estrema in nessun senso, in nessuna di queste cose, anche di usarla spesso. Io, credetemi, appena mi sono messo al volante mi sono sentito, perdonatemi il termine, ma che questa macchina è davvero cuscita addosso. Una cosa fantastica è proprio l'impostazione di guida. Tu ti siedi, sei molto basso, con le gambe molto allungate. Esatto. E sei esattamente, ti dà questa sensazione di cuscita addosso perché tu ci sei proprio dentro. Hai il pannello porta molto vicino, il tunnel centrale molto alto, il volante verticale. Basta che dite alla macchina dove volete andare, la macchina vi ci porta. È uno sterzo super diretto. Credo che sia idroguida, giusto? Sì, sì, sì. Il servosterzo idraulico. Non mi sbaglierò mai. Sì, ti dà spesso anche quel peso in più che un servosterzo elettrico non ha, che ti fa sentire meglio dove metti le ruote. Una rapportatura del cambio, un motore così elastico, è un piacere di guida allucinante. Ragazzi, questa è una macchina mangia curve, è fantastica. Cioè, io ho il sorriso stampato sulla faccia, non riesco a levarmelo. È fantastica questa macchina. Punti critici, difetti, parlamene. I primi che mi vengono in mente, i punti critici di una Spider, no? Quindi c'hai solo due posti, okay. Lo spazio è poco, devi un po' arrangiarti. Se per esempio vuoi fare un viaggio con valigie, cose, ti devi un po' arrangiare. Questi sono i punti critici principali, che però sono quelli, vabbè, di una Spider, strutturali del tipo di macchina proprio. Questa è l'NB più potente di fatto, con quasi 150 cavalli, però poi se uno dice un po' di fiato in alcune situazioni ancora manca, quindi qualcuno potrebbe volere 20, 30, 40 cavalli in più o una frenata più cattiva. Diciamo che sono upgrade che si potrebbero fare. Sì, sì. Un impianto frenante oppure sì, qualcosa al motore si può fare. Si può fare, si può fare. Come prima cosa, ovviamente, per chi ha le possibilità, montare un bel differenziale autobloccante. Parliamo delle 1600, le 1800 ce l'hanno di serie. Poi scarico diretto, qualche piccolo accorgimento al motore e, perché no, un impianto frenante leggermente più cazzuto, anche perché la macchina pesa poco, è leggera, quindi non serve chissà cosa. Per il resto, io ne ho avuta una 1800, e mi sono divertito veramente, veramente tanto. Ma vi assicuro che ho provato anche le 1600 e sono ugualmente divertenti. Poi questa è una macchina amatissima, vendutissima in tutto il mondo, quindi nel mercato aftermarket trovi di tutto. Per come nasce però il concetto base, che tanti difetti non ci sono, vero? I difetti per me sono questi proprio del tipo di macchina. Un'altra cosa, senti, il sound di questo motore è pazzesco. Sì, vedi, nonostante è tutto originale, è originale. Poi si sente un po' di più, con la cappotta aperta si sente un po' di più. Se sei chiuso, chiaramente, come dire, ti arriva un po' meno. Sai qual è il bello? È che non è un sound di scarico, si sente proprio che è tutto motore qui che suona. Lo scarico proprio. No, anche perché te l'ho detto, è tappato proprio, è il suo originale, con tutti i silenziatori non manca nulla. Quindi è proprio... Il microfono paradossalmente lo devo mettere davanti, dentro il cofano. Cofano che comunque contiene un motore molto bello, che mi stai dicendo riprende molto il bialbero del duetto. Sì, tanto questa macchina proprio in tutto, diciamo, non si sono inventati nulla, riprendono il concetto avviato tanti anni fa dal filone delle Spider italiane, delle Spider inglesi, tipo anche la 124, e lo stesso duetto. Il motore è uno dei richiami principali, perché ha più o meno esattamente la forma del bialbero Alfa Romeo. Fondamentalmente è una cosa, concedimi il termine, triste tra virgolette, perché se l'Italia avesse continuato su questo filone di auto sportive, due posti secchi, magari ci sarebbe stata anche un pochino più di concorrenza. Magari sì,
Ma su una cosa siamo tutti d'accordo noi Officina del Pilota, quest'auto è fantastica. Anche quando sei scappottato e ti superano le punto, c'hai sempre il sorriso stampato. Lo dice pure Matteo. C'è una cosa che penso che sia il denominatore comune tra tutti noi appassionati di auto, ed è il fatto che questa macchina, per quanto non sia super potente, per quanto non sia super prestazionale, una volta che ci sali a bordo, te stampa un sorriso in faccia che non finisce più, ragazzi. Ecco, appunto. Quindi mi confermi che nel 98 cose del genere, quindi due posti secche, cabrio, piccole e compatte, ce n'erano poche. L'MG, poche, la barchetta, sì. E questa. Quelle tre sono le più simili, anche come budget erano le tre, tra cui magari uno sceglieva se voleva una Spider con quel budget lì. Parto da un preconcetto e non lo andremo a sviscerare. Esatto, perché non l'abbiamo provata e nemmeno voi l'avete vista sul canale, ma secondo me questa tra le tre è la migliore. Parto solo dal preconcetto, l'MG non lo so, motore posteriore potrebbe essere interessante. La particolare, forse, un po' meno standard, da trovare, anzi, se ne possedete una, scrivetemelo qua sotto nei commenti che non vedo l'ora di metterci le mani. Non so in realtà la barchetta con la trazione anteriore se può dare lo stesso piacere di guida di questa. Non lo so, non perché lo so, non l'ho. Io mi fermo perché non l'ho mai provata. Devo dire, a me piaceva quella filosofia Fiat di con poco, quindi non con un telaio speciale, non con chissà cosa, di arrangiarsi e tirare fuori macchine comunque belle, sportive, che è una cosa che oggi si è persa, no? Sì, hanno fatto questa cosa un po' estemporanea, che a me è piaciuta, per carità, con la 124. Molto però bella. Però non c'è continuità, no? Dalla barchetta alla 124 sono passati 20 anni. Già, sì. Anche lì, conoscete qualcuno che ha una 124? Noi aspettiamo solo quello. Anche un bel confronto tra ND e 124. Ci potrebbe stare. Ci può stare, perché di base la macchina è la stessa, ma con delle differenze, con un motore totalmente diverso, un cambio diverso, quindi un confronto potrebbe essere interessante. Sì, assolutamente. Comunque, rientriamo nell'argomento NB, ovvero la macchina che stiamo provando oggi. C'è un problema grosso, e adesso te lo dico, mi sono innamorato. Ti sei innamorato, sì, ma diciamocelo chiaramente, la MX5 è un'auto fantastica, è basata sul piacere di guida vero e proprio, non sulle prestazioni. Il cambio è al posto giusto, la pedaliera è perfetta, ottima per il puntatacco. Poi il cabrio, ragazzi, cioè l'auto cabrio quando arriva primavera è un'altra cosa. Il coinvolgimento alla guida, il vento tra i capelli, le belle giornate, le passeggiate, sono cose che non troviamo in tutte le macchine. Siamo nel 2023 e ancora parliamo di Mazda MX-5, soprattutto prima e seconda serie. Non al caso è stata la roadster più venduta al mondo. A noi fa sempre piacere portare auto di questo tipo e ringraziamo Manuel per il suo video. Speriamo che vi sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto sono curioso di sapere come utilizzate le vostre Mazdine. Fatemi sapere nei commenti se le utilizzate per andarci al mare, per fare una passeggiata, se le usate daily, se avete fatto dei progetti e che tipo di progetti avete fatto. Ciao belli!